Guarda, fra, è un 2 contro 1. Ah, non è una competizione, vincono loro. Ma no, fra, è una visione completamente sbagliata, perché alla fine sono 2, una chiappa e una chiappa, quindi 2 contro 2. No, ma state sbagliando entrambi, raga, non dite cazzate, non dite che avete 2 scarpe, ma un paio di scarpe, come quello un paio di... Ehi! Hai sentito? Oh, figli di puttana! Stronzi, questo cos'è? Ma chi cazzo è questo? Oh, coglioni, cos'è sta roba? Cioè, mica capito io? Oh, stronzi! Ehi, stronzi, mi spiegate cos'è questo? Che cazzo è questo? Avevamo deciso che avremmo fatto trucchi magici. Senti, Jacopo è l'autorità della poesia ed è addirittura meglio, quindi preferisco quella. No, ma è andata a far culo, va. Abbiamo deciso che avremmo fatto trucchi magici. La poesia è per ragazze. Cioè, i veri uomini fanno trucchi magici. È quello che piace a loro. Per favore, state zitti, sto cercando di concentrarmi. Senti, tu non capisci ancora la bellezza che c'è dietro la poesia. Io ho già cominciato a scriverne una, sulle farfalle. Il mio riguarda l'erba. Che cazzo di poetica sull'erba? Boh, il colore. Ok, ascoltate, stronzi. Dai, cazzo, ragazzi, per favore. Me ne sono rimaste ancora da riordinare. Senti, te non capisci un cazzo, perché Jacopo ha molto da dire sulla poesia. La sua idea mi sembra perfetta. Quindi non sminuire questa cosa. No, fanculo la tua idea e fanculo tutto questo. Sentite, se non volete fare la magia, lo farò da solo. Coglione, se non ce n'è più nel pacchetto, sei morto. Grazie a Dio. Mi sono preoccupato per un momento. Sei morto, coglione. Come un armadio di vestiti che non metti più. E non ti cerco e non mi cerchi tu. Il giorno che divento ricco c'ho la servitù. Non mi servi più. Cerchiamo tutti un modo per fare a meno degli altri. So che in qualche momento potrei mancarti. Ma non ti servirei se esistesse un vibratore che ti ascolta. E ti dice che è una stronza la tua collega bionda. Questo non sarebbe successo se avessimo fatto la magia. Oh, mi sono rotto il cazzo di questi trucchi di magia. Io non me la sento, tu non te la senti. Abbiamo avuto solo brutti esempi. E chi ti serviranno i genitori presenti. E non avrò mai soldi per gli alimenti. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano. E mano a mano che poi ci dividiamo non c'è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano. Ok, mano, ok, mano... No, aspettate un attimo, perché stiamo combattendo? Che non accetti i cazzo di cazzo di M&Ms della poesia. Aspetta. Cosa? Ok, va bene, ti ricompro M&Ms. Comunque dai ragazzi, la poesia fa cagare, cioè. Vaffanculo, le farfalle sono più belle. Sei morto. Ok, sì, forse era meglio fare la poesia. Ma cazzo, a me ti devo comprare le M&Ms. Giusto, è vero. Dai, raga, allora, andiamo. Ma no, raga, ci stava la poesia. Bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano. Mano a mano che poi ci avviciniamo, non lo è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano. E mano a mano che poi ci abituiamo, non c'è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia è sempre bella da lontano.